sabato 27 dicembre 2014 si è concluso con Winter Edition, sotto la direzione artistica di Beppe Granieri e organizzata dall'associazione Blu e Soci, la seconda edizione del Bitonto Blues Festival, la rassegna dedicata al mondo della musica blu. Il concerto di Stefano Zabeo e i Blue Society ha chiuso un'annata straordinaria per Bitonto, divenuta, grazie all'instancabile lavoro della macchina organizzativa del festival, crocevia importante per gli appassionati del genere. Un esempio, quello del Bitonto Blues Festival, da esportare in materia di promozione del territorio. Il Bitonto Blues Festival nasce con la sua prima edizione nel 2013 con una rassegna di artisti pugliesi, quindi con un blues made in Puglia. Già dalla seconda edizione, cioè quella di quest'anno, abbiamo allargato l'entourage degli artisti, il cast degli artisti, con artisti nazionali e internazionali. Abbiamo avuto ospiti che sono arrivati dall'America, da Atlanta, dalla Georgia, dalla Francia, il grande Carl Wyatt, e artisti nazionali nel mondo del panorama del blues, quali i Blue Staff da Napoli, o tantissimi dal Veneto, dalla Lombardia. Lo stesso artista di questa sera, Stefano Zabeo, i Blue Society, sono famosissimi nel panorama del blues già da parecchi anni, dagli anni 80, e arrivano dal Veneto, da Treviso. L'obiettivo del Bitonto Blues Festival è quello di costruire un brand autorevole che unisca musica e cultura alle potenzialità del territorio, quello bitontino, cuore della millenaria storia artistica e paesaggistica del Nord Barese. Per questo è importante una presenza costante sul mercato, in grado di coprire tutto l'arco dell'anno con spettacoli di qualità che soddisfano la grande richiesta di arte del territorio, portando, nel frattempo, un ritorno alle realtà imprenditoriali locali che hanno creduto nel festival sin dalla prima edizione. Contest televisivo che è durato un mese e mezzo, dove 8 band locali o comunque del sud, del mezzogiorno, hanno combattuto tra virgolette tra di loro per guadagnarsi il primo e il secondo posto per poter salire poi sul palco del Bitonto Blues Festival per introdurre le band degli artisti famosi. Dopo il contest televisivo abbiamo avuto una preview, un'anteprima ad agosto con degli ospiti nazionali, poi abbiamo avuto 3 giornate estive della Summer Edition con questi ospiti nazionali e internazionali di cui ho detto prima, e una Winter Edition che è la conclusione oggi, questa sera, qui al Teatro Traetta con Stefano Zabeo e la Blues Society. Una mission che ha permesso alla rassegna di raggiungere importanti traguardi, suggellati dai plausi ricevuti dagli addetti al settore italiani e internazionali e dalle importanti partnership tecniche e commerciali, strette ad appena 2 anni dalla nascita, con le associazioni Blues Made in Italy e South Italy Blues Connection, la rivista Il Blues Magazine e i grandi marchi Birra Peroni e Ferrotramviaria S.P.A. Il Bitonto Blues Festival è la manifestazione che assieme a Blues Made in Italy è l'unica che esista per quello che riguarda questa musica, questo genere, perché oramai tutte le grosse manifestazioni del passato purtroppo non esistono più, e Bitonto ha assunto veramente un livello di fama anche da noi al nord, insomma, permettetemi di scherzare un po' su sta cosa del profondo nord, no? E è arrivata anche da noi, insomma, per niente sono qua, insomma. Maurizio Ruto, chitarrista dei Blue Deep. Qual è l'importanza di partecipare ad una manifestazione di questo genere? Un onore immenso, soprattutto per noi che siamo un gruppo giovane, nel senso che suoniamo insieme veramente da poco tempo. Io ricordo che più o meno un anno fa abbiamo cominciato a suonare e un giorno alle prove ho detto: ragazzi, io voglio andare a suonare al Bitonto Blues Festival. Oggi, a distanza di un anno, siamo davvero al Bitonto Blues Festival, quindi possiamo ritenerci più che soddisfatti. Il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto e speriamo che sia la prima di una lunga serie di concerti importanti con noi. Da un punto di vista musicale, quanto aiuta a crescere musicalmente e anche a livello di band un'iniziativa del genere? È tantissimo, perché suonare su palchi del genere non capita tutti i giorni. L'ultimo evento dell'edizione 2014 si è svolto là dove si è costruito il successo della Summer Edition, quello del Teatro Comunale Tommaso Traetta, che solo qualche settimana prima aveva ospitato le esibizioni infuocate dei Bluegrass Blues di Matteo Sansonetto, Carl Weitz e The Delta Woody Kings, e del duo Angela Esmeralda e Sebastiano Lillo.